Prendete i cucchiaini che andiamo a fare le rose. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, prendete i cucchiaini di plastica che andiamo a fare una bellissima rosa. Una bellissima rosa di plastica che vedrete sembrerà alla fine del lavoro una rosa di porcellana. Semplicissima da fare, si fa con una fonte di calore, quindi per i più piccoli state attenti, fate le presenze dei genitori o fatevi aiutare da loro. Per tutti quanti fatela vicino a una fonte di ariazione, cioè mettete il tavolo vicino a una finestra aperta e non respirate i vapori della plastica mentre sta bruciando, mi raccomando. State attenti, seguite le norme del buon senso tutti quanti e vedrete che il risultato poi sarà un gran capolavoro. Spostiamoci di là e andiamo a vedere la rosa con i cucchiaini come si fa. Ed ecco l'occorrente per preparare le nostre bellissime rose con i cucchiaini di plastica. Allora, dei cucchiaini di plastica, una candelina, io ne ho qui perché in caso si spegnessero vado subito a rimpinguare, un accendino, colla a caldo e relativa stecca, una pinza di queste arrotondate per ben piegare i petali e poi un paio di forbici. Iniziamo subito. Come vedete, io cucchiaini ne ho di due misure. Una misura più grande se voglio fare delle rose molto molto grosse, una misura più piccolina se voglio fare delle rose un po' più piccole e un po' più delicate. Tra l'altro i cucchiaini più piccoli sono molto più semplici da plasmare, quindi oggi noi useremo questi. Per fare questo lavoro ci occorreranno circa 25 cucchiaini, di cui 17 saranno tagliati con lo stelo un po' più lungo. Ora tagliamone 5 un po' più su, così. Quindi gli ultimi 3 li tagliamo proprio alla base del cucchiaio, così. E voilà, è il momento di accendere la nostra candelina. Mi raccomando, se siete ragazzi, non fatelo in assenza dei vostri genitori. Seguite tutte le norme di sicurezza e fate questo lavoro in un posto ventilato, con una bella finestra aperta proprio accanto e, perché no, un bel bicchiere d'acqua di lato, così se il piano da lavoro dovesse avere qualche problema versate subito e spegnete eventuali incendi. Avvicinatevi, ma non troppo, alla candela con il cucchiaino. Come vedrete, lui in 4 e 4 8 inizierà a deformarsi. Voi con la pinza modellatelo in maniera tale da dare un andamento elegante alla plastica che via via si deforma. Mi raccomando, non respirate i vapori dello scioglimento della plastica e mettetevi all'aperto in un luogo arieggiato o con vicino la vostra bella finestra. Questi qui senza gambo dobbiamo chiuderli il più possibile su loro stessi. Quindi i primi 3 cerco proprio di accartocciarli su loro stessi perché devo fare il bocciolo iniziale. Arrivati a questo punto dobbiamo fare in modo che i primi 3 petali formino una sorta di bocciolo, quindi incastrarli in maniera tale da creare proprio questo qua. E allora, con la pistola per colla a caldo spruzziamo un po' di colla, stiamo attenti a non bruciarci nella maniera più assoluta e poggiamo i primi 2 petali. E voilà, e assicurate il tutto con un punto di colla sul basso. Quindi facciamo asciugare. Bene, adesso lavoriamo i petali mediamente lunghi. Mi aiuterò con una pinza per tenere il petalo senza sbruciacchiarmi le dita. Prima non ci ho pensato in corso d'opera, quindi aggiungiamola tra i materiali utili. E stando a una certa distanza, modelliamo il nostro petalo intervenendo solo se la piega che prende naturalmente
non ci piace o è troppo introflessa. Benissimo, adesso procediamo ad incollare questi petali che abbiamo appena fatto e procediamo partendo proprio da un intervallo tra due petali, quindi in un intervallo tra due petali porremo il terzo così. Se servirà movimentarlo ulteriormente ci avvicineremo alla fiammella e andremo, voilà, a metterlo al posto giusto. Quindi immettiamo il secondo petalo e facciamo in modo che vada leggermente sopra al precedente e abbracci tutta la composizione. Quindi scegliamo quello che è meglio forgiato per la nostra composizione, e anche qui, se dovesse avere bisogno di un'ulteriore piegatura, mettiamoci sul fuoco e lavoriamo. Nella parte inferiore del petalo della colla a caldo e poggiamo e teniamo fermo finché il petalo non si stabilizza al suo posto. Ok, fatto anche il giro delle rose mediane, quello che avremo sarà questo bocciolino che sembra di porcellana. Adesso, come abbiamo fatto per i precedenti, per questi modelliamo gli ultimi 10 petali. Lavorati gli ultimi 10 petali, adesso andiamo a completare la composizione andandoli ad adagiare tutto attorno alla rosa e utilizzando i gambi lasciati lunghi per orientarli più o meno vicini al bocciolo principale della rosa. Quindi iniziamo con la caldo sul primo, e andiamolo ad agganciare in mezzo a due petali precedenti. E anche qui ovviamente scegliamo le forme più opportune alla nostra composizione e andiamole ad adagiare dove e come meglio crediamo. Quindi, per esempio, come prima cosa io andrò ad adagiarle qui dove ci sono i congiungimenti tra i petali. E alla fine di questo vorticoso balletto di cucchiaini, quello che avremo sarà questo. Ora aspettiamo che la colla a caldo rapprenda completamente dietro la nostra rosellina e tagliamo tutti i petali alla stessa altezza. Ma prima dobbiamo essere certi che tutto dietro si sia saldato bene. A tal proposito io do un'ulteriore spruzzata di colla a caldo, tutta più o meno allo stesso livello, per creare proprio un tappeto plastico sotto, e poi andrò a rifilare queste sporgenze di plastica che rimangono. Adesso faccio asciugare tutto, quindi taglio gli eccessi. Pareggiamo il retro della nostra rosa. Alla fine prendo un ultimo cucchiaino, a me sono finiti quelli piccoli, potete crederci, e allora cosa faccio? Prendo la mia pinza e ne modello
uno un po' più grande, spruzzo al centro un bel po' di colla a caldo e adagio sopra la mia rosa. Questo è un metodo di riciclo veramente bello, potreste applicarli anche sui tappi del barattoli uno accanto all'altro, insomma veramente potete fare delle composizioni in dei piatti, sbizzarrite la vostra creatività e create il vostro giardino di rose di plastica. Io vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo, ciao! Visto che bella la nostra rosa, è proprio un'opera d'arte, sembra di porcellana dal vivo, me l'hanno detto in tanti, questa l'ho portata anche alla trasmissione Siamo Noi di TV 2000 ed è piaciuta veramente tantissimo, tant'è che l'ho regalata proprio lì, non l'ho riportata a casa. Potete anche colorarle con bomboletta spray e verrà una cosa fantastica, anche colorata, quindi sbizzarrite la vostra creatività, splendida per centrotavola, per le cene d'estate, le cene di primavera, adesso che c'è la festa della mamma, come pensierino da regalare alla nostra mamma, insomma, sbizzarritevi con i cucchiaini, ma mi raccomando, finestre aperte e se siete piccoli non fatela da soli, se no ombretta si arrabbia. Bene, se questo video vi è piaciuto, un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e mi aiuterete a far crescere un po' di più Arte per Te. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti, grazie di essere arrivati in questa enorme famiglia creativa fatta di belle persone, perché come potete vedere dai commenti le persone che seguono Arte per Te sono proprio delle bellissime e coloratissime persone. Se vi va di seguirmi anche su altri argomenti vi aspetto su Due Cuori Una Cappa, dove parlo insieme a mio marito Gabriele di cucina, oppure su Ombretta, dove parlo di me, del mio lato più femminile e vanitoso. Bene ragazzi, non mi rimane che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video e da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta.